queste cose, ragazzi, lasciate like al video e iscrivetevi al canale per non perdere niente dei video futuri. Controllate anche i miei video precedenti se vi va di vedere qualcosa. Soprattutto, ragazzi, cliccate sulla campanellozza per ricevere le notifiche dei miei video futuri. Buona visione! Eccoti qua, Ezio. Perché così serio? Oggi è il mio compleanno. Davvero? 100 di questi giorni? Che meraviglia! Dici? Sono trascorsi più di 10 anni da che vidi morire mio padre e i miei fratelli. 10 anni a caccia dei responsabili. E ora sono così vicino, ma... non abbastanza da capire il senso di tutto questo. Forse tu non te ne accorgi, Ezio, ma grazie a te adesso qui si vive molto meglio. Basta. Guarda qui, ho un regalo per il tuo compleanno. Il registro di navigazione dell'arsenale, di quando la nave è partita. La nave per Cipro? Dici davvero? E indovina quando deve tornare? Domani. Ezio! Leonardo! Quando sei tornato? Proprio ora. Devo parlarti. Subito. Va bene. Divertitevi, ragazzi. Spero sia importante. Oh, lo è, lo è. Camminiamo, stammi vicino. Le ultime 2 pagine del codice. Stavo studiando le copie. Come ho fatto a non vederlo prima? Mettendole insieme ho capito che i segni sul retro formano delle parole. Il profeta apparirà quando il secondo frutto sarà portato alla città fluttuante. Il profeta. Solo il profeta può aprirla. 2 frutti del lepre. Che cosa stai dicendo, Ezio? Che cos'è? Ci conosciamo da tanto, Leonardo. Di chi altri posso fidarmi se non di te? Zio Mario me ne parlò molto tempo fa. Una profezia nascosta nel codice. Porta a una cripta che racchiude qualcosa di... molto potente. Grandioso, ma... se hai avuto queste pagine dai Barbarigo, allora forse anch'essi sanno della cripta. E non è una bella cosa. Aspetta. Sarà per questo che mandano le navi a Cipro. Per trovare questo frutto dell'Eden e riportarlo a Venezia. Quando il secondo frutto sarà portato alla città fluttuante, il profeta apparirà. Solo il profeta può aprire la cripta. Forse dovrei allertare quel cacciatore di eretici. Quando mio zio me ne parlò, ero troppo giovane e presuntuoso per immaginare che fossero altro che le fantasie di un vecchio. Ma ora capisco. L'omicidio di Mocenigo, dei medici, di mio padre, dei miei fratelli. Era tutto parte del suo piano. Per trovare la cripta. Lo spagnolo. Rodrigo Borgia. La nave salpata da Cipro arriverà domani. E io sarò lì ad aspettarla. Buona fortuna, amico. Non potete entrare qui. La giusta in piedi! Prendetelo adesso a est! Bravo! Ah, ma siamo con voi! Siamo lasciato in posizione.
amici, qui chi è che ha sempre ragione. Ma bravo, dite, vi conosco, mi sembra. Veloce come il vento. Siate pazienti e non importunate gli operai con continue lamentele sulla durata dei lavori. Zio Mario! Dove lo stanno portando? Ehi tu! Scendi! Ora! Farai bene a speccalo! No! Giù! Subito! Farai bene a sparire! Subito! Ecco! Cittadini, il Consiglio ha saggiamente approvato la riapertura dei commerci con le città costiere degli stati barbareschi. È stato siglato un nuovo accordo con il BEI per garantire la vostra sicurezza. Udite, udite! Che diavolo sta facendo? Le recenti piene al Lido hanno causato cedimenti strutturali in alcuni sestieri della città. State attenti quando vi trovate nei pressi dei cantieri. Ma se arrivi. Riferite alle autorità eventuali danni e siate cortesi verso gli operai. Ha perduto il segno. Dalla popolazione verrà offerta una ricompensa di un ducato ogni 100 uccelli per i cacciatori più abili. Thank you.
mi ha insegnato a muovervi così? Guardate che perizia! Ma non come avete imparato a fare? Migliori, credetemi! Non dovresti stare qui! Che diavolo! Cosa fa? Che ci fai qui? Scendi subito! Tutti così? Perché mi guardano? Ricordate! Se vi servono ferri, armi, armature, lucchetti o coltelli, ascoltatemi della cucina di Bertuccio. Da tre generazioni offre ai veneziani prodotti di stile e qualità eccelsi. Bertuccio, il San Polo. Non puoi stare laggiù, prego. Cosa? Torna subito qui. Il maestro attende. Non ammetterà errori. Riponetelo con cura, subito. Lo spagnolo è qui. Questo cambia tutto. Voglio solo aiutarvi. Non puoi stare qui, vattene. Mi pare stranamente familiare. L'ho perso.